Il prezzo del latte che non ripaga delle spese, l'olivicoltura che quest'anno causa la siccità produrrà poco o niente. Per il Leparteolla le campagne sono fonte di sostentamento primario, il settore produttivo che dà da vivere a gran parte delle famiglie. La situazione ora è drammatica ed è venuto il momento che regione e governo intervengano. Una delegazione di sindaci, pastori e allevatori ha incontrato la prefetta di Cagliari. A lei ha chiesto che si faccia portavoce della crisi presso le stanze della politica. Non si può più andare avanti così, noi veniamo da tutta una serie di congiunture negative. Vedi il crollo del prezzo del latte, il crollo del prezzo delle carni, due annate siccitose, una peggiore dell'altra, che ci ha messo in una condizione di non poter più poter onorare gli impegni che noi abbiamo preso con i nostri fornitori, con le stesse banche. Non dimentichiamo che le aziende del nostro territorio sono tutte di piccole, piccolissime dimensioni. Questo comporta che sono proprio i titolari delle aziende che in prima persona lavorano nelle proprie aziende. Forse sono accompagnati o da un familiare, la moglie, il coniuge o un figlio, ma niente di più. Nella lettera anche la richiesta che venga istituito un fondo di solidarietà straordinario e un intervento sulle banche che, si legge nel documento, nonostante la gravissima situazione, persistono nel recupero dei crediti con decreti ingiuntivi.